Corriere del Veneto, martedì 27 agosto 2024. Le nostre agenzie formative. Elevare scuola e sport al rango di grandi agenzie formative nelle quali la sensibilità e la centralità dei diritti, inclusa l'autoaffermazione dei diritti stessi, avviene in modo naturale, come ha fatto Alessandro Russello su queste colonne lo scorso 24 agosto, è una chiave di lettura che apre spazi inediti di intervento in tema di cittadinanza per figli e figlie di persone immigrate. Lo è per varie ragioni. Da una parte, evita le derive ideologiche del tipo gli italiani sono bianchi, chi ha i tratti somatici del Centro Africa non li rappresenta, che mal si concilia con una società aperta e un mondo globalizzato. Dall'altra, rifugge dalle aperture ispirate dal declino demografico del tipo sarebbe importante in un paese che ha i tassi di natalità fra i più bassi al mondo, che sono rilevanti se si parla di determinazione delle quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, ma hanno poco a che fare con la richiesta di tempi più brevi per concedere la cittadinanza italiana. Infine, mette in secondo piano argomentazioni centrate sul pragmatismo del tipo studiano nelle nostre scuole, pagano l'affitto e le tasse, rispettano le leggi e gli obblighi degli italiani, allora diamo loro anche i diritti, che si riferiscono alle scelte dei genitori e non alla dignità di figli e figlie. In attesa che la politica trovi finalmente un accordo per affrontare questa annosa questione, le due grandi agenzie formative dovrebbero essere supportate per spingere il processo di cambiamento. Chi opera nella filiera scolastica formativa fa già la sua parte. I dati del Ministero dell'Istruzione del Merito dicono che nell'anno scolastico 2022-2023 le classi delle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado del Veneto erano composte per ben il 15,2% da persone prive della cittadinanza italiana. Nella scuola, l'opera di integrazione, di inclusione e di educazione ai diritti è competente, capillare e quotidiana. Stefano Allievi, sempre su queste colonne lo scorso 21 agosto, ha ricordato l'esperienza di comuni che alla conclusione di un ciclo scolastico davano una cittadinanza simbolica e onoraria a studenti e studentesse non italiani. Istituzionalizzare questo rituale di passaggio, colmando con una cerimonia la disparità dei diritti tra coetanei e minorenni che hanno studiato fianco a fianco per almeno 5 anni, favorisce la creazione di una comune coscienza collettiva, anche nella popolazione adulta, che così potrà sostenere lo Ius Scholae in modo più convinto e meno ideologico. L'impatto della pratica sportiva sui processi di integrazione è un tema consolidato, ma concepire lo sport come contesto sociale nel quale la sensibilità e la centralità dei diritti si manifestano in modo naturale, beh, questa è un'altra cosa. Nelle competizioni sportive dominano la questione tecnica e quella mentale. Scende in campo chi ha le competenze e le caratteristiche più adeguate, chi sa reggere la tensione emotiva e, nelle discipline di gruppo, chi ha doti di leadership o di supporto al team. Di queste variabili nessuna dipende dall'etnia dell'atleta e in questo contesto si dà per scontata la parità di diritti. Il distinguo della cittadinanza che manca emerge quando si eccelle e si hanno i numeri per indossare la maglia azzurra. Commentando l'oro olimpico della pallavolo femminile italiana, Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera dello scorso 12 agosto ha parlato di una squadra mista e perfetta. E ha chiuso la sua riflessione scrivendo che da oggi chi nega che l'Italia possa essere un paese multietnico ha un argomento in meno. Nella sua analisi, centrata sul ruolo di Julio Velasco e di Paolo Egonu, oltre alle questioni tecniche e mentali, Cazzullo ha introdotto anche la questione politica. Va da sé che chi è in nazionale la cittadinanza ce l'ha, ma la nostra attenzione dovrebbe essere rivolta ad atleti ed atlete di famiglie immigrate che senza colpa la cittadinanza non ce l'hanno e pur possedendo le doti tecniche e mentali si vedono il futuro bloccato da questioni politiche.